Ora un po' per par condicio, se volete, dopo che c'è stato Clelio, ho visto qualche ragazzina imbirrirsi, come direbbe Teddy Casadei, anche qualche babbiona ho visto un po' emozionarsi. Ci sono, adesso non faccio nomi, ma... Ora, dicevo, per par condicio, per queste ragazze, ragazzine, ragazzotte un po' andate, c'è un uomo che le dice alle donne, ah, se le dice, ah, se le dice, e signori è Omen! Perché si Omen, di veri Omen, perché si Omen, di Omen veramente, perché si Omen, di Omen veramente, giusto? Tesoro, dimmi qualcosa di elettrizzante, che il cielo ti fulmini. Bene, siamo qua per parlarvi. Io lo lascio parlare a patto che lei sia obiettivo. Parliamoci chiaro, guarda, se vuoi darti proprio qualcosa, c'è qualcosa da fare. Qui è finita la carta igienica, vai a cambiarla, su, cammina da là. Siamo qua per parlare di un problema importante oggi, mica qua, lei le bocce ferme, ma a me le bocce mi girano. Io dico no all'egemonia. L'egemonia. Egemonia perché le mia. Se non era tua, capito? Niente dentro, niente sopra, tutto uguale, qua uniforme. Vai a camminare là che c'è l'autostrada, vai, sì, vai. Giorno il mondo sarà popolato solamente da donne, capiterà quello che è successo nel film Il pianeta delle scimmie. Tanto che al posto della scimmia ci sarà la donna, che poi è la stessa cosa, con la differenza che la scimmia non parcheggia in seconda fila e soprattutto non pratica il fuma-fuma. Non è, sempre lì a fuma, non è vero, è una fuma. Ma le donne fumano tanto quanto gli uomini. Senti, guarda, tu vai a disegnarti i capelli là, c'è il pennarellone, là, è sempre fra le balle, non lo so. Cosa? Signori, non è cabaret, questa è scienza. Ragazzi, ne parlavo l'altro giorno. Metti sempre le ditine al posto giusto, mettici la testa lì che te la scalda bene e il neurone che vive di solitudine qua dentro comincia a girare, no? E allora, ne parlavo l'altro giorno con Piero Quark. Angela, io con le donne non ci parlo, e siamo arrivati alla conclusione che la donna in questi ultimi anni ha sviluppato alcune ghiandole più dell'uomo. La donna ha sempre avuto delle ghiandole più sviluppate, per esempio quella della lingua. La donna ha la lingua così lunga può attaccare un francobollo anche quando la lettera è già stata imbucata. Ma no! Dal che ne deriva che Adamo è venuto prima di Eva, così ha avuto 5 minuti per parlare. 5 e poi basta. Per dire no, la costola no. Non posso dire una battuta io. Sai perché le cose perché ti entrano di qua e escono di là? Perché il suono si propaga nel vuoto. Capisci? Capisci? No. Premetto comunque, prima di andare avanti con le mie lettere, se presente in sala ci dovesse essere qualche... Se c'è qualche donna che non è d'accordo... Lo dico io la difendo. Qualsiasi donna non dovesse essere d'accordo... Se c'è qualche donna che non è d'accordo, io dico, se c'è qualche donna che non è d'accordo, altrimenti l'uomo... Prima mi mail perché la mia già se non era tua, bravo così. Guarda chi sono i tombini là, vai a trovare i tuoi amici, bravo, cammina. Qui c'è la botola, una volta in teatro si usava la botola, ti metti sopra, schiacciamo il pulsante e sprifeta, vai sotto. Andiamo avanti, signore. La donna ce la farà col computer, ce la farà con internet. Eccolo qua il tuo mouse, te lo qua, ma che bello. Tasto destro, tasto sinistro e via, vada via, c'è da lavorare. Applaudono anche le donne, oh, allora. Guarda. Bravo. Anche carina, però. La donna in questa società contemporanea si sta allontanando sempre più dall'uomo. Diamogli una mano, no? Perché la donna che mangia la... Scusa, una domanda. Perché la donna che mangia la mattina lo yogurt, il pomeriggio la mela, la sera la buccia della mela, quando si separa dall'uomo gli domanda 35 milioni di alimenti? E spiegamelo, no? Questo è vero. Supposta di saggezza, fra la donna e la pila è meglio la pila, almeno ha un lato positivo. E allora? Vabbè, cerchi di essere però un colpo alla botta e un colpo al cerchio. Un colpo alla tua testa lo vogliamo dare, no? Secondo me mail che riguarda un problema... Chi avesse la macchina targata. E vedi qua come girano le balle, girano, vieni qua veramente, magari che è difficile lavorare, che è sempre con che rompa balle, sempre... Io dico, sinceramente, riflettevo l'altro giorno, di questo problema importante che riguarda soprattutto l'uomo, la donna non cucina più, basta, è finita un'epoca, i suoi piatti preferiti sono i 4 salti in padella, come sono, salti oggi, salti domani, mercoledì e giovedì. L'altro giorno mi ha detto, perché non mangi il prosciutto al cartoccio? Come si mangia? Apri il cartoccio e mangi il prosciutto. Per dirti la donna. Ma io dico, ma perché donna non hai più voglia di cucinare? Che è un'abitudine sana che l'uomo che torna a casa estracta da ora, che la scena che gli fa male quando torna a casa da ora, ha voglia di mangiare. No, è giù in palestra. Già me la vedo là con le sue amiche. Cos'è?
la pedanina per terra, il pancafit, il telepass. Ma non c'è il telepass. Sempre i soliti cagati. Me la vedo lì con la pedana, fuma. Ma non cin, si fuma in palestra, ma non è vero. Fuma. Questa è la prova della sua falsità. Madonna, io dico, donna di una certa età, che cosa vai in palestra a fare, che c'ha le tette così molle che se metti le minigonne ti spuntano i capezzoli. E allora, che ti fanno i complimenti per le scarpe di coccodrillo ed eri a piedi nudi. E le tette così basse che se ti spera il cuore ti ferisce un ginocchio. Cosa hanno in comune Biancaneve e Cenerentola e tua moglie brava in cucina? Tutti e tre sono personaggi di fantasia. Via. Io stringo la mano perché lei ha i suoi problemi, sono tanti, noi capiamo, uomo sposato, felicissimo. Però, concludendo, vorrei rivolgermi anche alle generazioni moderne. La donna gnegne che la va in giro. Ma gnegne, perché gnegne? Perché gnegne? Ma non è gnegne. La smart bicolore, il piercing, tutti i cagati, insomma. Ma io dico, donna, che a 20 anni ti sei tatuata un'aquila qui, che 20 anni dopo è diventato un capone. Che lo vedi lì per terra che scodinzola. Ma non facevi mica prima farti tatuare un bell'ascensore, così potevi sempre dire che l'avevano chiamato a piano terra. E allora, signori, l'Home Member Center Group è nato con un intento, ridare la possibilità all'uomo di liberarsi dalla somatizzazione. Aderite iscrivendovi e noi daremo delle spiegazioni scientifiche. Tipo? Ne dia una. Per esempio, l'altro giorno gli ho detto a Piero qua, scusa, perché lo scapolo è male? Senta, per favore, veramente, sto somatizzando, ma proprio tanto. Piero, scusa, perché lo scapolo è magro e l'uomo sposato è grasso? Se la donna non cucina più, come fa a essere grasso l'uomo sposato? È diventato serio. L'archetipo dell'inconscio collettivo, attraverso, capito, un caso, però bravissimo. E lì ha detto una cosa, secondo me, giusta, l'unica che ha detto Piero Quarti in questi ultimi anni, l'ha scritta anche su Home Focus. Home Focus, leggetelo. L'uomo sposato è grasso perché somatizza. È il sesciunfa ferro. Ma non ha detto sesciunfa, su Home non c'è focus. Sesciunfa. Come si scrive sciunfa? Sciunfa. Come si scrive? Voce del verbo sciunfare, cioè te sciope, perché diventi grosso così come voglio una voglio vedere palla, a potenza in cosa dirà. Io ho detto... Piero, mi piace quello che hai detto, molto forbito, però la spiegazione te la do io. Lo scapolo torna a casa, vede quello che c'è nel frigorifero e va a letto. L'uomo sposato torna a casa, vede quello che c'è nel letto e va al frigorifero, giusto? Giusto, perché l'uomo non è Tarza, ma la donna cita, altrimenti l'uomo somatizza, giusto? E allora va da Venezia. Aspetta, è il dual bal, te lo qua. No, band. Sua moglie, la riconosco. Ce l'ha in casa. Città! No, bravo. Somatizza! Bravo. Vado via anche. Sì, no. Certo, sì. Ciao tesoro. Ti voglio bene, certo, sì. Sciunfa! No, per favore. No, è un drogato. Sì, la faccio io la spesa, tesoro. Prendo il pane, il biove, il francesino e il ferrarese, un etto ricotto, un etto di crudo, la mortadella, il corriere sarà inserto, altrimenti la Repubblica. Non prendo la Repubblica, se non inserto prendo il corriere, prendo anche gli assorbenti, quelli con le ali, volo, certo, sì. Sposto la macchina, certo, che sì, gira dietro l'angolo, è troppo lontano di casa, certo. È giusto che anche tu abbia la tua libertà, certo. E anche di avere la macchina sotto casa, così è più comoda. Mi metto in seconda fila, se si libera un posto, sto anche un'ora in seconda fila, appena si libera il filo. Cita! Oh, per favore, no, è un venditore di cerotti, tesoro, sì, lo liquido subito. Come detto, la macchina ha l'acqua nel carburatore. E dov'è la macchina? Ah, è nel laghetto. Corro subito, giusto? E allora... è il nostro Omen! L'ennesimo Omen, liberi Omen, perché si Omen, di Omen veramente. Sto via! Tocca la bindella! Silvano da Milano, giusto?